Attendeva, seguiva e rapinava le sue vittime all'uscita dei locali del quartiere San Salvario. I carabinieri della stazione Torino San Salvario hanno arrestato un africano, al momento non ancora identificato, responsabile di una rapina a mano armata. Ha due cicatrici decorative a forma di croce sul volto, ma non ha i documenti. L'uomo è sospettato di aver messo a segno altre rapine nel quartiere. L'africano ha minacciato un italiano di 36 anni con un coccio di bottiglia per farsi consegnare soldi e cellulare. La vittima non ha reagito e ha provato a calmare il rapinatore. È accaduto la notte scorsa a via Morgari, angolo via Ormea. L'uomo, dopo una serata in un locale nel quartiere San Salvario, il Valentino, ha raggiunto la sua macchina per tornare a casa, ma è stato bloccato dal rapinatore. Un carabiniere fuori servizio ha visto tutta la scena e ha chiamato i colleghi. È iniziato a pedinare il rapinatore e la vittima. I colleghi sono arrivati immediatamente e hanno bloccato l'africano, subito dopo aver rubato 10 euro dalle tasche della vittima. Il rapinatore è stato arrestato per rapina.